Bologna Inside, non so dove parlare dal bicchiere, siamo sempre da Baladi. Salute, ho un ospite eccezionale che, guarda, non dico l'età, è una donna. Qui dice che è un'attrice cantante, che ha fatto tantissime cose, pensate che è dal 90 che sta facendo delle grandi cose. Angela Baraldo. Ciao a tutti di Bologna Inside. E raccontaci un po', com'è nata la tua vocazione artistica, da bambina? Sì, è nata da piccola ascoltando molta musica, dei dischi che portavano a casa i fratelli maggiori, per cui mi piaceva molto fare i playback davanti allo specchio. E poi da lì è nata una vera e propria passione per la musica, ma per il palcoscenico in generale. Ero molto attratta dall'attività che si fa su un palcoscenico. Mi sembrava che gli artisti, i cantanti, gli attori avessero questo sguardo molto appagato quando erano lì, mentre noi eravamo sotto a sbracciare, a sudare. E ho pensato che bel mestiere deve essere quello, perché sembra proprio si divertano. Loro stanno comodi su un palco con le luci, vestiti, tutti che li adorano e li pagano pure. E mi era sembrato qualcosa di speciale. Quindi sei cresciuto con Canzonissima, Sanremo. Sì, però devo dire che in realtà i dischi che mi hanno portato a casa i fratelli sono stati più, hanno avuto più influenza, perché comunque la TV ancora, io non è che la guardavo tantissimo, non ero una, mi piaceva di più stare in camera, ascoltare questi dischi, guardare le copertine, sognare, ed erano dischi più disparati, ma musica italiana non tantissima, devo dire. Musica americana, inglese? Soprattutto inglese, mio fratello era patito, insomma, piaceva tantissimo la musica inglese, per cui soprattutto parliamo del periodo un po' progressive e poi anche un po' psichedelico, per cui dai Pink Floyd, i Genesis e poi anche di americano, ecco, portava a casa Neil Young, insomma tutte cose di qualità che ci hanno messo poco a conquistarmi. E poi per una testa di una bambina probabilmente certe musiche che non erano canzoni orecchiabili ma erano musiche più complicate probabilmente hanno stimolato in me una fantasia. Io mi ricordo questi pomeriggi ascoltare la musica con le luci spente per ore, dei viaggi mi faceva, adesso non ci riuscirei più, non ho più quel tipo di chimica nel cervello, però ha avuto un'importanza enorme la musica. E dal 90? E dal 90 è cominciata a essere una professione, ma anche prima, devo essere sincera. Io ho avuto l'enorme privilegio di fare un incontro importantissimo che è stato quello di Lucio Dalla, che mi è stato a sua volta presentato da un grande amico che è Massimo Osti, che è stato uno stilista innovatore molto importante, per cui persone che mi hanno arricchito molto umanamente. Lucio mi fece un provino per un pezzo di Ron che si chiama Caterina, il provino andò molto bene, dopodiché nacque questo sodalizio e cominciai a fare la corista. E questo dall'85 al 90, ho fatto 5 anni di esperienza, poi mi sono sentita pronta per fare il mio primo disco. E poi? E poi ci sono state tante cose, perché è capitato di tutto, ho fatto Sanremo, poi ho girato... Sanremo? Sanremo giovani o Sanremo? Sì, giovani, era il 93 e... Presentava? La Cuccarini e Pippo Baudo. Canzone? La canzone era Piedi Nudi, vinse la Pausini con... Strani amori, mi ricordo. Strani amori. Strani amori. Però insomma vinse qualcuno che poi dopo ha fatto qualcosa di grande. Insomma, sai, a volte si vedono vincere personaggi poi mai più rivisti. Per cui è stato, devo dire, è stata un'edizione non particolarmente brillante per quello che riguarda la scenografia. Mi ricordo che era un po' sottotono, però in realtà hanno cantato persone che poi hanno avuto un perché. E poi ci fu questo film con Giancarlo Giannini nel 94 che si chiama Come due coccodrilli. E che parte facevi? Beh, la parte di una... La mia prima battuta è stronzo vaffanculo, cazzo fai. Ma com'è che sei passata dalla canzone al cinema, scusa? Che ti hanno visto loro? Sì, perché i miei primi video li girò Giacomo Campiotti e lui disse: ma tu sei molto adatta per il cinema, per... Poi fu di parola, insomma, quando fece il suo primo disco, scusa, il suo primo film, che poi non era il primo, era il secondo, mi mise la prova, di fianco attori veramente importanti, perché c'era anche Bentivoglio, c'era Valeria Golino, che è mia coetanea, ma aveva molta più esperienza di me. E quindi fu un'esperienza iniziatica, ma anche molto, molto. Al cinema hai fatto qualcos'altro oltre a questo? Eh beh sì, dopo ho fatto... un film con
con Salvatores nel 2004, che è Quo Vadis Baby, da cui poi è stata tratta una serie, diciamo, sperimentale prodotta da Sky, che è sempre Quo Vadis Baby, con la regia però di Guido Chiese e con la direzione artistica di Salvatores, Gabriele. Non so perché mi viene il nome, che invece siamo amicissimi, è Gabriele Salvatores. Sei emozionata della mia presenza? Parliamo, perché non sono giornalista, non so chi sono, parliamo invece di oggi. Oggi? Oggi io mi sto rifacendo di tutto il live che non sono riuscita a fare negli anni 90. Ho fatto veramente tantissimi concerti negli ultimi 3-4 anni. Tutto è successo per cose abbastanza casuali, devo dire, perché ho fatto questo tributo ai Joy Division, che poi ha girato tutta l'Italia. Era una richiesta del comune di Reggio Emilia in concomitanza col trentennale della morte di Ian Curtis. Poi è diventato qualcosa di invece più articolato e ho girato in lungo e in largo insieme a Giorgio Canali. E poi con Massimo Zamboni, invece, grazie a un concerto che è stato fatto qua a Bologna, al Teatri di Vita, dove abbiamo fatto il repertorio dei CCCP. La reazione del pubblico fu talmente entusiasta che non abbiamo più smesso per 3 anni di fare questi concerti. Adesso sono in giro con quello che resta dei CSI, quello che resta, insomma, 4 componenti dei CSI, ex CSI, quindi parlo di persone di grande livello, sia di spessore che anche musicale, che si sono mossi diciamo, nell'ambiente alternativo, però hanno fatto canzoni veramente spettacolari. Quindi io mi sto veramente divertendo tantissimo a fare i concerti. E poi uno spettacolo a teatro che si chiama The Wedding Singers, dove c'è musica, c'è anche... Questo da gennaio? Questo è già stato fatto l'anno scorso al Teatro della Tosse di Genova e lo riproponiamo quest'anno, però facendo più repliche. Sì, è una specie di teatro canzone molto moderno, dove affrontiamo 3 personalità femminili, non 9, scusa, della, diciamo, musica che va dagli anni 60 ai 70, e dove io interpreto questi personaggi e canto anche le loro canzoni. Sogni nel cassetto, per concludere? Cosa che vorresti fare non hai ancora fatto? Beh, che non ho ancora fatto, mi piacerebbe essere regista di un documentario. Documentario musicale? Beh, quello sarebbe bello, però non solo. Devo dire che ultimamente sono molto appassionata alle storie vere più che a quelle finte. Per cui mi lascio molto prendere da storie anche lontane da me, che non per forza hanno a che fare con la musica. Una cosa bella di Angela è quella che lei impara a fare tante cose, perché non bisogna fermarsi a fare la cantante, fai l'attrice, i testi, tutto. Io penso che sia un tratto del carattere. Io spero di saper fare queste cose bene, ecco, perché il rischio è di fare tante cose in modo mediocre, questa è una roba che mi spaventa molto, la cosa media, la cosa carina. Spero sempre di dare il massimo. Probabilmente il comune denominatore di tutte queste attività è il palcoscenico, o se vuoi la comunicazione. Angela Baraldi, Bolognese. Ciao. Bacio.